benvenuti con il consueto appuntamento del TG di Omnia News. Iniziamo con la notizia di oggi. Messina. Carabinieri del nucleo radiomobile arrestano nel corso della notte due giovani per furto di motociclo. Due motoveicoli guidati da due giovani che alla vista della gazzella mutavano repentinamente direzione imboccando una stradina secondaria hanno insospettito i carabinieri che dopo l'inseguimento li hanno bloccati, il primo subito, l'altro dopo l'inseguimento con il giovane che scivolava per terra. Si tratta del messinese Mario Lopiano. Gli accertamenti consentivano di appurare come l'Honda SH fosse stata rubata dai due poco prima. Venivano dichiarati in stato d'arresto e mentre per il minore veniva disposto l'accompagnamento presso il centro di prima accoglienza per minori, per il maggiorenne il giudizio per direttissima nella giornata odierna, dove il giudice convalidava l'arresto e ne disponeva i domiciliari. Messina, sorpresi dai carabinieri in Borghese mentre rapinano farmacia Iovara, due minorenni in manette. I militari della compagnia carabinieri di Messina Sud, nel corso di appositi servizi antirapina, notavano due giovani che, con il volto travisato da passamontagna e armati uno di pistola, l'altro di coltello, si introducevano all'interno della farmacia Iovara. Prontamente i carabinieri facevano irruzione all'interno della farmacia in questione, sorprendendo i malviventi, mentre con le armi puntate intimavano ai farmacisti presenti la consegna dei soldi custoditi nelle casse. I due giovani, entrambi minorenni, 15 e 16 anni, hanno dichiarato di essere soli di utilizzare i proventi delle rapine per acquistare scarpe e vestiti e uno dei due ha specificato di prediligere le farmacie, perché le medicine le passa lo Stato, quindi prelevando l'incasso delle farmacie si rubano soldi allo Stato. Rapinando altri tipi di esercizi, invece, si ruba l'incasso del negoziante. Messina, la polizia intensifica i controlli in città, 3 giorni di servizio a tappeto in centro e in periferia. Controlli a tappeto stanno interessando la città in 1 a 3 giorni di servizi, mirati in centro e in zone periferiche come Fondo Fucile e Mangialupi. Nel mirino degli agenti ogni forma di criminalità, monitorata con numerosi posti di blocco e di controllo. Centinaia di persone controllate, decine di veicoli. Sono scattati 10 sequestri di veicoli e numerosi verbali al codice della strada. Durante i controlli sono state denunciate 2 persone. I servizi effettuati hanno interessato esercizi pubblici, circoli ricreativi e portato a sanzioni pecuniarie ad danno di 2 sale giochi. Particolare attenzione, infine, a persone sottoposte agli arresti domiciliari, sorvegliati speciali e liberi vigilati. L'Accoto, no alla fusione Piemonte, centro Neolesi Bonino Culeio. Non è una strada percorribile per motivi economici e di fattibilità, commenta il deputato regionale del PD e componente della Commissione Sanità all'ARS Giuseppe Laccoto. I 78 posti letto per acuti, come è stato sottolineato nel parere dell'assessorato regionale, non possono essere riconvertiti per le funzioni riabilitative e di ricerca scientifica svolte dal Centro Neolesi, ma devono essere parte integrante di un progetto di valorizzazione della struttura ospedaliera del Piemonte, inserita nel contesto del piano già avviato degli ospedali riuniti. Parti l'avvocato Carmelo Pirri, consigliere anziano e segretario storico dell'Ordine degli Avvocati di Patti, è stato eletto delegato dell'OUA, organismo unitario dell'avvocatura. Questo organismo, con sede a Roma, è il Parlamento degli Avvocati, ovvero il massimo organo di rappresentanza politica dell'avvocatura italiana, nel quale confluiscono e vengono rappresentate tutte le istituzioni e associazioni forensi, con lo scopo di manifestare il pensiero di categoria sui temi più importanti della giustizia e della professione. Pirri, tra l'altro, in qualità di membro anziano, ha addirittura avuto l'onore di presiedere la prima seduta di insediamento della nuova assemblea. È una figura storica dell'Ordine degli Avvocati di Patti, nel quale è stato consigliere per quasi 19 anni ininterrottamente a partire dal 1996. Subito dopo la pubblicità rimanete con noi per la rubrica Dentro la Notizia. Ospite studio il sindaco di Gioia Samarea, Edoardo Spinella. Grazie di averci seguito, una buona serata.